Ma se questo video supererà 50.000 mi piace, Murri ci cucinerà la carbonara con la panna e il prosciutto. Sto male, non mi sento bene. Ragazzi, benvenuti nel canale di Murri. Oggi io e Max Josh abbiamo preso il possesso, il pieno possesso di questo canale, e andremo a fare una cosa assai interessante, ovvero cucineremo cosa, Max Josh? Cosa faremo? Ah, allora, un piatto tipico della tradizione culinaria siciliana, romana, ovviamente. Ah, cucina la norma. Scusate, se qua c'è qualcuno che può veramente parlare di cucina, quello non sono io, quindi il video è finito qui. Grazie. Ragazzi, oggi siamo qui con il buon Mike Sciosha. Vabbè, anch'io sono più. Siamo a scaletta, vedi, siamo andando a crescere. Io mi alzo così sembra un po' più alto. Non anche il cappellino per te. Perché ancora c'ho i capelli? Ma perché no, ma noi No. Noi ci mettiamo il cappello perché siamo in un ambiente di cucina e deve essere tutto sterile. Esatto. Infatti, ragazzi, prima di tagliare il guanciale mi gratterò i coglioni. No. Cosa che fa sempre comunque. Nel video di oggi cosa faremo? Una patata. E che ne so. Faremo un video che abbiamo già fatto, diciamo, con un altro romano de Roma e lo rep... No. Benissimo, buon appetito. Cioè andremo a preparare la mia famosa carbonara. La sua. Tanto per lui. Che c'entra la mia versione di carbonara? Che è quella di tutta Italia. Oggi sei venuto per rompermi i coglioni. Ma dimmelo così. Lo infatti Giampi che ci sta a fare? Dicevo, andremo a fare la carbonara a Mike, che non solo è romano de Roma, ma è anche figlio di ristoratori. Esatto, guarda, dimostro quanto sono romano. Au. Per cui è andato totale, cioè, per dimostrare che sono romano e figlio di ristoratori. Au! Beh, l'abbiamo perso. È fatto peggio. Separiamo, qua c'è la barriera neurale che separa, diciamo, la il gente. Mare, il mare che separa l'isola dalla penisola. Ok. Va bene, ragazzi, a carbonara, facciamo. Boom. Ti sei lavato le mani? Assolutamente no, la base è quella, non lavarsi le mani. Io ti vado ti vado narrando la mia carbonara mentre la faccio e tu mi vai dicendo, diciamo, se va bene, non va bene, ti piace, non ti piace. Vai. Giampi te che però Io spettatore, scusami, sto parlando. Cioè, io sta carbonara penso di averla vista fate almeno 40-45 volte. Cioè, aspetta. Sentiamo però l'opinione dell'amico, com'è? È buona. Sa fare solo questo. Però è buona. Potevi anche fermarti a è buona, invece no, hai dovuto per forza screditare. Devo screditare tutto. Posso dire una cosa? Questo guanciale è tutto grasso, fa schifo. Ti devo dire, tutta sto torto non hai, perché effettivamente... Cioè, guarda qua, è no, tutto allora, grasso. Adesso vi spiego quanto fate schifo nel mondo. Vai. Questa era la parte più finalina del guanciale. Siccome noi non è che navighiamo nell'oro, adesso questo è anche un appello a voi. Perché ride la mia ragazza? Perché sei un coglione, ecco perché ride. Siccome non navighiamo nell'oro, comunque Greta guarda spesso i miei video che mi ha scritto anche su Instagram, io sono contro lo spreco alimentare. Ma Greta chi? Greta Menchi? Ma Greta chi? La biondina alta. Quindi sono contro lo spreco alimentare. Quindi sto togliendo le parti, diciamo, quelle un po' più giallognole. Ah, quello che poi mi è andata male sto guanciale praticamente. Quanti anni c'ha sto guanciale? Non lo so, guanciale. Se tu gli chiedi quando l'hai comprato probabilmente ti dice un mese fa. Quindi adesso lo vado a tagliare a bastoncini più o meno di tutta la stessa bastoncini, lunghezza. Bastoncini, stato che na, chonchiling, ci puoi essere i palazzi questi. Però se il video deve essere un continuo denigrare, io allora mi fermo, ti do il coltello e mi ammazzo. E fai arachiri. Cerchiamo di raccontare pure, insomma, la ricetta. Allora, la ricetta del guanciale. Momento didattico. Regia. Prima sigla didattica. 3, 2, 1, sigla didattica. Come nasce la carbonara? No. Tu devi stare zitto, è una domanda retorica. Ma raccontaci un po', come nasce la carbonara? Allora, caro Mike, si vede che non sei di Roma. La carbonara praticamente nasce, da, come dice il nome stesso, dai famosi carbonari, che erano dei pastori, che per fare una pasta che, diciamo, durasse... Ah, va. Tu parla. Solo grasso. Solo grasso. Per fare una pasta, dicevo, che si mantenesse nel tempo, avevano roba povera, no? Avevano il guanciale, il pecorino e le uova, quindi niente di... E il pepe nero. E il pepe nero, ovviamente. Vabbè, quindi ma non ce ne frega... Ma scusami, tu racconti la storia, vabbè. Ma io ti chiedevo, in realtà, raccontaci la storia della ricetta, perché... Per esempio, ecco. È stato Mass magari, prima. Aspetta, chi te l'ha detto che già doveva accendere? Io, perché io comando in questa aspetta, casa. Aspetta, un attimo. Per l'amor di Dio, che altro succede? Si è staccata la corrente! Ah, certo! Ah, certo, sono paghi le bollette! In un anno e mezzo che sono qua non si è mai staccato. Allora, ieri... Ora che stiamo facendo un video. Piccolo qui qua. Comunque, ti stavo io uscendo, ma c'ho usato le mani. No!
Dai, zio Pera, porco due, dai. Ma così gli conferisci un gusto più casareccio. Vabbè, lo facciano i pecorari, d'altro. Comunque, cos'è che mi stavi chiedendo? No, allora, io in realtà non volevo sapere tutta la storia della vita di chi ha inventato la carbonara, ma io qui vedo, insomma, dei tagli a... A costato dei cane. A costato dei cane. Sì, non a cubetti, io sono team striscioline, sentiamo. Tu, invece? No, io pure strisciolina preferisco. Oh, che cavolo! No, vabbè. Com'è il procedimento? Allora, il procedimento è questo, guarda, MacCiosha, io a differenza di qualcuno... Vabbè, questo è un po' a cazzo strano, ma la mangiate voi, ma è un cazzo. A differenza di qualcuno, io nel guanciale ovviamente non metto l'olio, perché il guanciale è al 98%, questo pure al 100%. Chi è che mette l'olio? Ma c'è un certo tizio che quando fa la carbonara gli mettiamo anche un'altra, perché è meglio abbondare. Ma perché togli la parte speziata? Posso fare questa cosa? Perché... sì, perché... Allora, di solito non la tolgo, ma siccome ormai l'ho iniziato a togliere, la tolgo. E perché hai deciso di toglierla proprio in questo video? Non lo so, ecco, l'abbiamo trovato il ruolo di Jumpy, che mi sta cagando il cazzo. Quella effettivamente è una scuola di pensiero, no? Cioè... No, non è una scuola di pensiero, fratello. Allora, qua nei commenti scrivete... Ma che ne sanno? Ma chi vuoi che ne sanno? Chi è tua carbonara? Scrivetemi chi di voi usa la... Sì. C'è chi sta mettendo in vai la madre No, mi dissocio. Chi di voi utilizza l'olio nel soffritto del guanciale e chi invece no. Comunque chiunque lo utilizza... Non è così, perché secondo me... Cioè, se tu ci metti un filo d'olio... Allora, il filo d'olio serve per soffriggere, ma se c'è... prodotto a soffriggere. Ti dirò una piccola chicca. Mi fai finire la frase. Vabbè, scusa. Se già questo comunque lascia un sacco di grasso, che cazzo metti l'olio che lo metti ancora lo so, più grasso? Vabbè, ma ti dice soffriggere. Ma no, tu ma ti sei questo... fissato sta cosa? Ma no, compa, perché questo già di fuori lascia l'olio. Per dare adito dalla tua tesi. Infatti il guanciale non deve soffriggere, deve sudare. Come noi. Fare sudare il guanciale, lo metti un po' a correre, lo metti un po'... Comunque tu sei a livello di merluzza, minchiate. Sì. Vabbè, in ogni caso assaggeremo questa carbonara. Ricordiamo che la carbonara mia con l'olio ha battuto quella. Ma chi è che è stato? Chi l'ha fatta vincere questa carbonara? Allora, erano tuo padre e tua madre, quindi la nostra. La tua vincola, ad onore del vero, ha fatto vincere il sottoscritto, ricordiamo. E la tua? La mia non votava, sì. Non ha diritto di voto. La mia non ha diritto di voto. No, la mia ragazza ha votato me, se non sbaglio, vero mo? Vi lasciamo il VAR del video qui in alto, andate a recuperare, perché quella fu una bella sfida. Forse potevamo rifarla. Però è una scuola di pensiero. Passiamo alla seconda scelta molto importante: il formato di pasta. Tu, MacCiosha, che formato di pasta usi? La carbonara, non so, mi piace più la pasta corta. Sono d'accordo con il MacCiosha. Che usi, che usi? Io uso le mezze maniche rigate, perché mezze mani. Meglio il sugo. Si impregnano bene. Anche se poi alla fine tanto. Ma poi ragazzi, ora date altro. È il guanciale, se deve infilare dentro a pasta. Lo devi sentire. Cioè tu prendi il guanciale, sì, così vabbè. O prendi o metti sì, qua. Sì, il guanciale deve scappare la pasta. No, però guarda che adesso tu ti troverai in difficoltà se segui la roba occhio. Perché quante uova fai? Quante ste calando? Una persona. Guarda, ho acceso le roggette, ma era necessario. Ora prendiamo il tempo. Ora mi devi preparare la carbocrema nel frattanto. Aspetta, oh, sto video sta diventando un troll. Mi sto confondendo. Allora, adesso prendiamo una bella ciotola. Altra scelta fondamentale: tu utilizzi. Vai. Solamente i tuorli o anche i bianchi? Ti devo dire, a parte queste uova, che uova sono? Queste uova di struzzo. Di guaglia. Guarda, quattro secondo me sono poche, per... Aspetta, le ho le altre. Ah, ok. Quante ne metti, diciamo? Io metto più o meno uno a testa abbondanti, perché questi sono piccolini. Ma che cosa? Se siamo quattro, quanti ne metterai? Quattro. Ma almeno sette. Sette? Ho detto una a testa. Io avrei detto sei, però vabbè. Fidati, perché la pasta è tanta, non è solo a persona, perché una persona si infatti, mangia... Per quello ti sto a dire che comunque secondo me la carbonara devi un po' seguire quella che è, insomma, una proporzione. Ora è tutto. Però con un po' un goccio d'olio sai come avrebbe piccicato. Ma no, ma guarda qui già. Senti ASMR. Ora puzza stasera. Altro dubbio, tu forse non lo sai perché non guardi i miei video, quindi vabbè. Adesso lo tolgo il pezzo di gu, adesso tutti i gourmet sono diventati mangiare. Si lava le mani, lascia i gusci. Siete cresciuti a pane e merda. Comunque, il buon Jumpitech sa bene che noi abbiamo anche sperimentato un altro tipo di carbonara, cioè quella del sommo maestro. Cioè di queste carbonara. Sono bianche, queste sono da ricco, perché sono uova selezionate dell'Alaska, dove le galline sentono freddo e si cagano addosso. Spoiler, sono verniciate. La versione del buon Pagulo, del capobranco, cosa prevede Jumpitech? Vediamo se ti ricordo. Un albume e poi far tostare il pepe nero. Non era solo quello l'altra cosa. Amica, tu lo chiesto era. Marco, ma come che... Cioè, ma tu l'hai ripreso, stai a vedere gli errori. Ma tu secondo me sei coglione. No, quello ormai è nato, basta, lascialo dire. Ma qualcosa dici?
Cioè, ma poi diremo sì, è buona, perché che fai? Cioè, sta a casa sua e gli dici di no. Però sta a fan casino, guardalo, guardalo, guardalo. Sta sudato. Ma tu lo vedi che è disadattato. Ma comunque, stavo dicendo, la versione di Ciccio che voi ancora non avete ascoltato è che lui prendeva parte del guanciale smemorato. E che faceva Jumpy Deck con parte del guanciale? No. La metteva nella carbocrema. Lo tritava nella carbocrema, che non è assolutamente una cosa tipica. Però Jumpy Deck com'era? Era interessante. Anche il fatto dell'albume. No, no, certo, ragazzi. Poi altra questione. Ma tu devi fare la tua versione. Certo, intanto. Certo, io farò la mia versione gourmet. Tanto ci buttano tanti che sale perché mi pare picca che 12 mesi. Cioè, mi ha tanto usata, fa bene, ho cuore. Dovrebbe assaggiarla, dovrebbe fare un casino, guarda, sta fa cose che io non ho mai visto. Vabbè, io ragazzi mi dissocio. Ma Ciocio, se ben ti ricordi quando abbiamo fatto la sfida, lui e Tim faccio stracuocere l'uovo. Io un po' affrittata fai. Andiamo, zio, dai. Sono una bestemmia. Allora, te posso dire una cosa. Mi sta screditando per elevare la sua carbonara. Quando sta a fa un casino. Cosa mi avevi criticato nella mia carbocrema ai tempi? Che era un po' troppo liquida, secondo me. E quindi. No, tu sei di la frittata, ma la frittata la fai tu. Ma sta sempre? Ah, così, a occhio. È pecorino? È pecorino romano. Ah, porco due, però. Adesso la frusta, vabbè, la frusta l'ho usata stamattina, ma l'ho riuso, guarda. Sì, vabbè, dai. Non lascia qua, non lascia qua, così è più buona. Si lascia qua, l'acqua ci è passata perfettamente sì, attraverso. Sì, mezzo, cioè, è inutile. E poi cosa ci va, però, nella carbocrema? Mi state facendo confondere, però. Ho calato la pasta troppo presto. Abbondante pepe nero. Il tempo che continua a girare la mano la può buttare. Sta finendo pure il pepe nero. Un fallimento sta carbonara sta avendo. Quando è nata il tuo amore per la carbonara? Ah, il mio amore per la carbonara. Quando fare video su YouTube. Jumpitec lo può confermare. È nato, diciamo, da molto tempo. Da quando addirittura ho dedicato una canzone, una hit mondiale con questa pasta. Se ben ti ricordi, Jumpitec. Sì, aspetta, attenta. Allora, io ho due domande. Vai, prego. Innanzitutto, se hai mai provato a carbonara tartufata? A carbonara tartufata, certo. Ecco, io invece ti vorrei chiedere. A me piace parecchio la carbonara tartufata, perché è un quid in più. Ragazzi, che però ha il suo perché. Ragazzi, io non accetto. Non accetto variazioni. Che cos'è la carbonara tartufata? La carbonara quella. Sì, sì, ma non. Guarda, guarda qui quanto cazzo. Cioè, ho capito, ci ha messo. Sei un maiale intero. Ma anche se tu avessi messo il guanciale più perfetto del mondo. Sa ride perché lo sa. Ci ha ammazzato un maiale e ci ha messo dentro. Dice il sudore. A che mi serve la cosa calda? A pastorizzare, vedi, lo metto un po' così a bagnomaria, così. Ad aria Maria, perché manco l'ha infilato. Sì, infatti. Perché lui sta usando termini che non conosce. Non conosce, infatti. Continuiamo sulla tartufata, quindi tu, se adesso ci avessi un po' di olio al tartufo, io ci metterei questo, onestamente. L'olio al tartufo, manco il tartufo. È il tartufo vero, frate, costa. Non lo vedi in che condizioni verte la mia vita. C'è un piccolo problema. Ho calato la pasta troppo presto. Perché non riesci? La risottatura la devi fare quando la pasta è quasi pronta. E qua ancora mi serve che fai il guanciale. Sta andando tutto a rotto. Sarà tutto male. Un'altra domanda. Adesso che abbiamo preparato, diciamo, la carbocrema, adesso che il guanciale suda, la pasta in realtà tutta quella parte non si cuocerà perché. Oh, ma rotta mia, un effro. Ma Ciocio, chi è che cucina in casa tua solitamente? Io. Bravo. Adesso che abbiamo tutto questo qua, c'è una domanda fondamentale. Quando la metti la panna? La panna non ci va, perché se avessi ascoltato la mia canzone sapresti che è la gran bestemmia. Potevamo provare tipo la carbonara più sbagliata del mondo. Ah, dovete sapere che Mac Josh è una giornata intera che cambia i video in corso d'opera. Poco fa stavamo registrando un video, ma perché non facciamo quest'altro? Ma se questo video supererà 50.000 mi piace, Murri ci cucinerà la carbonara con la panna e il prosciutto. Sto male, non mi sento bene. E vai. I funghi! E i funghi pure! Allora, intanto dobbiamo andare a assaggiare. Ah, questo l'assaggio, questa no. Ah, si sta mangiando il grasso. Ma no, come fa? Ma questo non mangia per due giorni, perché se hai mangiato questo grasso. Ma chiama Danny, ho mangiato il grasso. Che aiuto, posso che devo fare? E Danny fa, niente, c'è solo una cosa da fare. Sì. Comunque posso dire una cosa, questo guanciale è tagliato troppo grande ed è poco per la quantità di pasta. Tu mi hai succato la minchia, ti mangio quello che c'è, non mi succhi il porca. Sai che qua tutto sto torto non ce l'hai, anche perché lo devi buttare adesso o lo togli adesso, perché sennò te si brucia. Beh, devo dire, ragazzi. Perché non gli metti la carta assorbente intanto? No, perché sennò si asciuga troppo, fidati. Sta andando tutto male veramente. Purtroppo questo video ha preso una piega un po'. Io ci volevo dormire. Un po' caotica, perché con tre persone giustamente è un po' più complicato. Bravo, bravo, bravo. Non de più, non de più. Bene. Come se mai sentita? Allora, voglio dire una cosa, ragazzi. Sicuramente, devo dire, ci sono stati un po' di errori tecnici in questa preparazione, ma beh, siamo ancora in tempo per recuperare. C'è troppa acqua e spatta, l'ho assaggiato adesso. Minchia, però pure è a momento. Vabbè. Aspetta, c'è sempre tempo per recuperare in cucina. Sì, e metti un'altra pasta. Ma gli fa finta che gli casca. No, oh, l'abbiamo rifatto! Questa no, qua. Ma che sta a fare un disastro?
Ma perché ci devo mangiare la merda che lui non se la mangia? Ah sì, ma ci leva un po' di acqua. Tranquillo, tranquillo. Tranquillo. Ora sai come te la mangi con la cannuccia? Con la maschera e le pinne. Oh, guarda questa carbonara subacquea. Sì, compa, più la sguazzi, più si ammorbidisce. Sì, sì, sì. No, perché adesso sta lasciando tutti i vari amidi. Porco due, fatemi fare, no? A me rompe i miei coglioni perché ci metto un filo d'olio, cioè lacrima d'olio. Tu vuoi che sparge la carbonara ovunque? Guarda gli occhiali tutti appannati. Sto andando a fiducia. Minchia, è in apnea. Comunque era il guanciale che doveva sudare, no il cuoco. Vai, 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 vai. Dai, questo è il momento topico. Mo se sbaglia questo è finito il video. Ma fa la frittata, compa. Fa la frittata. Guarda, guarda, guarda. Questa carbocrema è poca per questa pasta. Sì, esatto. Ora viene bianca, slavata. Lui alla fine del video fa, ce l'ho messa tutta, ce l'ho messa tutta, ho capito? E l'ovo ce lo devi mettere pure. Questa la tagliamo, Vai, regia, mi raccomando, questo è il momento topico. Guarda, sta iniziando a fare i grumi come una bella frittatina. Ma già fai i grumi, però è bianca, sì, effettivamente un po' bianca. Manca, ma secondo me manca anche un po' di pepe. Mo fa una cazzata per rovinare tutto. Ha fatto il frutto. Olè. La cosa bella è che sono le 3, quindi in ogni caso abbiamo fame, quindi se mangiamo tutto. Sì, anche tu ancora metto pecorino. Sì, vai. Andiamo all'assaggio. Signori, momento clou. Siamo qui per impiattare la nostra carbonara. Niente alla Caritas. Ma questo maestro ci metteremo un'ora. Signore, ne vorrei ancora. Come le word twist che ti arriva una frustata, se ne chiedi ancora. Tra l'altro, guarda che bello che mette il dito dentro al piatto. Sì, no, per controllare la temperatura. Il dottore mi ha detto di tenerlo al caldo umido. Avevo detto che ci vuole altro guanciale. Voi no. Signori. Signori, andiamo ad assaggiare. E tu la mangi? Io sono a dire. No. Vabbè, assaggiamo. Vai. Ma poi che mi ti assaggia? Mangio sempre. Io non c'entro un cazzo nel next video. Allora, mi scioscio, voglio la tua valutazione. Vado. Ti devo dire, sinceramente. Vai. È un po' salata. È salatissima. E poi c'è sto guanciale che mi fa cagare, ha un sapore orrendo. Il guanciale sa di plastica. Aspetta, ma te lo dico il guanciale. Ti giuro, un po'. Ah, mi fido poco di quello che dice Giappone. Allora, io ti dico, quella che ho mangiato, che hai fatto nel corso della tua vita, ne hai fatte molte più buone. Molto più buone, sì. Questa è mediocre. Aspetta un po'. Salatissima. Da massimo esperto ti devo dire. Non è male. Non è male, no. Però, raga, quella mossa di prendere il sale e buttarlo dentro la pasta, che cacchio, non ha pagato. Perché non ha assaggiato il guanciale, non ha tassato il guanciale quanto era salato. È veramente super super salata. Minchia. Però per il resto ti dico, non è male, non è male. Prossimo di sala, faccia tristissima. Signori, che dire, un successo. Però siccome io c'ho fame e io me la mangio lo stesso. Io spero che questo video vi sia piaciuto, io ringrazio. Poi anche anche delle uova in più secondo me. Ringrazio Mike Shosha e Jumpitech. Ringrazio Mike Shosha e Jumpitech per aver partecipato a questo video. Andrò a piangere in un angolo. Ci vediamo al prossimo video.